La forza aerea tedesca affilò le armi per lanciarsi contro il determinato esercito russo. Il conflitto fra Germania e Russia si protrasse per 47 mesi e coinvolse decine di migliaia di aerei e centinaia di migliaia di metri quadrati di territorio. Nel giugno 1941 le prospettive tedesche erano estremamente ottimistiche. La Luftwaffe aveva ricostruito in modo imponente ranghi e armamenti. Aveva attinto risorse da tutta Europa per presidiare i confini con l'Unione Sovietica. Negli anni 30 la forza aerea, così come tutto l'esercito sovietico, aveva subito le ripetute paranoiche purghe di Stalin. Esse avevano privato l'aviazione del 75% degli ufficiali. Gli ufficiali rimasti erano paralizzati dal timore del plotone d'esecuzione. Nessun atto eroico e leale compiuto in passato verso il partito aveva più valore. Stalin acquisì il controllo delle forze armate con il più semplice dei metodi, uccidendo la maggior parte degli ufficiali e terrorizzando i superstiti. Il regno del terrore si estese tra le gerarchie dell'aviazione, dai comandanti di corpo e distretto militare, ai comandanti di divisione e brigata, ai comandanti di reggimento. Il vento di pazzia soffiò anche sull'industria aeronautica, dove i danni furono ancora maggiori, perché la possibilità di rimpiazzare le vittime era ancora più scarsa. Tutti erano sospettati. Se un nuovo modello di aereo sperimentale non rispondeva alle aspettative, si gridava al sabotaggio. Vennero arrestati tecnici progettisti di fama, quali Tupolev. Il terrore si insinuò anche tra gli istruttori di volo. I piloti erano riluttanti a volare per timore di avere incidenti e di essere accusati di sabotaggio. Nel giugno 1941, l'aviazione sovietica, la VVS, era suddivisa in 5 componenti. La forza aerea di lungo raggio dell'alto comando utilizzava aerei da bombardamento e da trasporto. Ogni distretto militare al fronte disponeva di divisioni di caccia e bombardieri a corto raggio. Ogni armata di terra era affiancata da una divisione composita di nuova concezione, costituita da caccia, bombardieri e aerei d'attacco a terra. La forza aerea di servizio, il corrispettivo delle unità di osservazione di altri eserciti, veniva utilizzata per comunicazioni e collegamenti. I sovietici consideravano l'aviazione come un supporto o una componente dell'artiglieria. Sarebbe stata utile in un'offensiva in cui fosse l'Unione Sovietica a dominare la scena. Ma di fronte all'attacco impetuoso dei tedeschi, si sarebbe dimostrata del tutto inadeguata. L'aviazione sovietica cavalcò l'onda dei cambiamenti con grande tempismo. Una conseguenza positiva delle purghe staliniane fu la nomina di nuovi responsabili della progettazione in sostituzione dei sospettati di reato politico. Ne risultò una nuova gamma di aerei, i cui nomi sarebbero stati noti a due generazioni di studiosi occidentali: Ilyushin, Mikoyan, Gurievich, Yakovlev e Lavochkin. Ma nel giugno 1941, nei campi d'aviazione, restava a fare da bersaglio per la Luftwaffe solo una manciata dei 4.000 caccia e bombardieri di nuova progettazione. I caccia Polikapov, I-15 e I-16 erano obsoleti fin dagli anni 30. L'I-15 era un biplano e l'I-16 un monoplano. Il Tupolev SB-2 era un bombardiere superato. Nella prima metà del 1941 apparve la prima di una serie di nuovi caccia. Si trattava di moderni monoplano ad ala bassa con carrello retraibile e cabina chiusa. Tuttavia non erano ancora pienamente soddisfacenti. Nessuno era all'altezza dei Messerschmitt Bf 109F che dovevano affrontare. L'aereo che Stalin riteneva indispensabile alla sopravvivenza dell'esercito russo quanto l'aria o il pane era l'Ilyushin IL-2. Questo aereo d'attacco terrestre divenne famoso col nome di Shturmovik,
ma i tedeschi lo soprannominarono Morte Nera. Venne prodotto in quantità superiori a qualsiasi altro modello da guerra della storia. L'IL-2 veniva realizzato su un unico pezzo corazzato. Sia il pilota che il motore avevano un buon livello di protezione. La parte posteriore della fusoliera era costituita da un monoguscio in legno. Le ali erano di metallo. Le armi in dotazione erano due mitragliatrici e due cannoni. L'unico bombardiere nuovo dell'aviazione sovietica al tempo dell'invasione tedesca era il Petliakov PE-2, un'elegante combinazione bimotore di aereo d'attacco e bombardiere in picchiata. L'Unione Sovietica era arrivata al pari con la Germania per quanto riguardava le prestazioni dei principali esemplari di aerei. C'era tuttavia ancora spazio per progredire e la Russia mirava un livello ancora più alto di produzione. I rapporti sulla forza aerea sovietica fatta dagli ufficiali tedeschi venivano ignorati dai servizi segreti della Luftwaffe. Hitler proclamò a gran voce l'invasione della Russia con l'operazione Barbarossa. Prendeva il nome da Federico I, il Barbarossa, che aveva marciato verso la Terra Santa nel corso delle crociate del XII secolo. L'operazione Barbarossa fu la grande crociata di Hitler per ottenere Lebensraum, spazio vitale per la Germania. Aveva previsto di annientare l'esercito russo in 6 settimane, con la sua ormai collaudata tecnica della guerra lampo. Avrebbe fatto seguito un periodo di preparativi prima dell'attacco alla Gran Bretagna. Hitler disponeva di un esercito imponente, oltre 3 milioni di uomini in 162 divisioni. La Luftwaffe aveva schierato 2.770 dei suoi 4.400 aerei migliori. I modelli erano fondamentalmente gli stessi usati sul fronte occidentale contro l'Inghilterra, anche se si trattava per lo più degli ultimi esemplari costruiti. I caccia avevano il Messerschmitt Bf 109F, forse il migliore della serie 109 a lungo raggio. Le squadriglie di bombardieri avevano gli Junker Ju-88A e gli Heinkel HE-111H. Nelle prime ore del 22 giugno 1941, 30 bombardieri tedeschi Junker, Dornier e Heinkel attraversarono il confine russo ad alta quota. All'alba attaccarono i campi aerei sovietici. Le basi russe erano assolutamente impreparate all'attacco. Gli aerei erano tutti schierati in lunghe file, un bersaglio perfetto. A giorno fatto, centinaia di aerei tedeschi bombardarono pesantemente altri 66 campi d'aviazione russi. Neppure Hermann Göring poteva credere ai risultati dell'attacco. 1.800 aerei sovietici distrutti solo il primo giorno. I tedeschi avevano perso 32 aerei. Nei 4 giorni che seguirono, furono colpiti altri 2.000 aerei russi. Cominciò così la carneficina che permise agli assi dell'aviazione della Luftwaffe di riportare numerose vittorie e di abbattere centinaia e centinaia di aerei. Ironicamente era stato proprio Stalin a causare questa distruzione di massa. Sapeva dei voli di ricognizione tedeschi. L'Inghilterra lo aveva messo in allarme circa un attacco imminente. Gli avevano perfino rivelato la data esatta dell'attacco. Nonostante ciò, continuò a rimandare i preparativi difensivi, sperando chissà come di guadagnare tempo sui tedeschi. Mentre piovevano bombe e i carri armati avanzavano, i bombardieri dell'aviazione sovietica furono incaricati di colpire le forze di invasione tedesche. Gli inesperti piloti russi volavano in formazione chiusa, mantenendo costanti rotta e altitudine. Vennero abbattuti a frotte, spesso ancora prima di avvistare il loro bersaglio.
La situazione era talmente disperata che i bombardieri russi partivano non solo senza la scorta dei caccia, ma spesso perfino senza mitraglieri. I piloti soli erano più terrorizzati dai plotoni d'esecuzione che dalla Luftwaffe. I caccia sovietici erano quasi tutti I-16 piccoli e tozzi, sopravvissuti per miracolo ai primi modelli di Messerschmitt della guerra civile spagnola. Contro i nuovi Messerschmitt 109F non avevano alcuna chance. La maggior parte dei piloti russi non aveva esperienza di tattica aerea e nessuno dava loro istruzioni. Avendo momentaneamente acquisito la superiorità aerea, l'avanzata tedesca poté procedere come da programma. Le forze tedesche incalzavano, sbaragliando intere armate sovietiche. Minsk capitolò a metà luglio e Smolensk una settimana dopo. Il generale Franz Halder era a capo dello Stato Maggiore tedesco. Non era un sostenitore di Hitler, ma nel suo diario scrisse che la campagna era stata vinta nelle prime due settimane di battaglia. Ma scrisse anche che per ogni divisione russa distrutta se ne materializzava una nuova come per magia. La battaglia dei cieli continuò. Il personale di terra della Luftwaffe dimostrò la propria abilità nell'uso delle basi avanzate di supporto a bombardieri e caccia. I piloti dei bombardieri in picchiata restavano in volo dall'alba al tramonto, partecipando a una dozzina di missioni al giorno. 15 minuti per il volo d'andata, fuoco di bombe e mitragliatrici. 15 minuti per il ritorno e preparazione per la missione successiva senza spegnere i motori. Ma l'incredibile mobilità della Luftwaffe mise anche in luce il suo lato debole. Come una coperta troppo corta, tirarla da un lato del fronte ne lasciava scoperto un altro. Le squadriglie che avevano puntato su Smolensk in luglio venivano dirottate su Leningrado in agosto e su Kiev in settembre. In mezzo al caos, i russi fecero il miracolo. Riuscirono a spostare in posti nuovi quasi 1500 sedi dell'industria aeronautica, mattone dopo mattone, oltre la catena degli Urali. I 10 milioni di operai furono messi sui treni merci insieme alle attrezzature. Le condizioni di viaggio erano disumane. Nuovi aerei uscivano dagli stabilimenti ed erano finalmente al sicuro e fuori dal tiro dei bombardieri tedeschi. Durante i trasferimenti la produzione era diminuita del 30%, ma in 90 giorni si era ripresa superando i livelli precedenti. Ci volle del tempo prima di migliorare la qualità, ma almeno gli aerei c'erano. Con il passare del tempo, la penetrazione tedesca avanzò, più profonda e più estesa, su tutti e tre gli assi principali dell'attacco. Poi rallentò per mancanza di rifornimenti. Hitler non sferrò l'attacco a Mosca in agosto. Attese, incerto su come procedere. Attese per 6 settimane determinanti, dalla metà di agosto al 1 ottobre 1941. Poi ordinò la calata sulla capitale. La Luftwaffe aveva raccolto 1320 aerei nella Luftflotte 2. La collaborazione tra forze aeree e terrestri funzionò.
Due armate di carri armati sbaragliarono l'armata rossa al punto da interrompere le comunicazioni con Mosca. Ma l'offensiva si arenò nelle piogge torrenziali di novembre. Le strade russe divennero, per i veicoli a ruote, un fiume di fango impraticabile. Le difficoltà di approvvigionamento e la smania di Hitler di conquistare più territori di quanto originariamente pianificato compromisero la campagna. Le richieste provenienti dallo scenario del Mediterraneo portarono Hitler a commettere un errore fatale. Per soddisfare le richieste di Rommel contro gli alleati nel Nord Africa, trasferì la Luftflotte 2 in Sicilia. Il momento non avrebbe potuto essere peggiore. Questa mossa privò l'esercito tedesco della forza aerea indispensabile per la conquista di Mosca. L'offensiva tedesca giunse a 19 miglia da Mosca e poi naufragò sui suoi stessi passi. La forza aerea russa aumentò. Compì ben 51.000 missioni a difesa di Mosca, 45.000 delle quali di attacco a terra. Il 5 dicembre l'esercito sovietico intraprese una massiccia controffensiva su un fronte di 560 miglia da Yelets a Kalinin. Nel peggiore inverno degli ultimi vent'anni, l'aviazione tedesca vide scemare la propria potenza, sommersa da un'ondata di mancanze e malfunzionamenti. Solo il 15% degli aerei della Luftwaffe in Russia erano operativi. Gli aerei da combattimento tedeschi erano fuori dagli hangar, congelati dalle temperature polari. Si mettevano in moto solo con mezzi estremi, non ultima l'accensione di un falò sotto il motore. Le poche stufe destinate a riscaldare i motori venivano invece usate per liberare le mani dei meccanici, congelate per tenere gli attrezzi. Al contrario dell'esercito tedesco, gli uomini della Luftwaffe almeno avevano le uniformi invernali. La forza della Luftwaffe scese a 500 aerei funzionanti. I russi avevano 1.000 aerei operativi da basi strategiche soltanto per il fronte moscovita. L'aviazione russa era ben avvezza al freddo e non ebbe defiance. Per la prima volta gli aerei furono in grado di agire indisturbati, sostennero l'avanzata delle forze di terra e mantennero lontane dagli obiettivi le poche missioni aeree dei tedeschi. Per tutto gennaio e febbraio del 1942 i sovietici attaccarono sull'intero fronte, riconquistando vaste estensioni di territorio. Con la disfatta di Mosca, i tedeschi si resero conto di un fatto. Perfino Hitler capì che il numero di aerei prodotto per la Luftwaffe era insufficiente. L'industria aeronautica tedesca si trasformò in un sistema con piccole aziende per la produzione di componenti, che venivano poi assemblati in stabilimenti enormi. Il disgelo della primavera del 42 paralizzò persino i russi. Hitler decise di sferrare un attacco minore su Leningrado. Avrebbe invece concentrato la maggior parte delle forze a sud, nella speranza di ottenere il controllo dei campi petroliferi russi del Caucaso, in modo da trovare i rifornimenti di carburante che mancavano. Hitler aveva perso quasi metà della forza d'invasione. Le perdite di veicoli erano state talmente gravi che molte divisioni meccanizzate non erano più mobili. La Germania tornò all'uso dei cavalli, avvalendosi di oltre 3 milioni di animali. Furono intensificati gli sforzi produttivi. Furono dirottate le risorse da altri fronti. 51 divisioni di stati satellite vennero inglobate nell'esercito tedesco.
furono chiamate a raccolta tutte le forze per l'attacco al Caucaso. Era un obiettivo impossibile con i mezzi a disposizione di Hitler. I suoi consiglieri suggerivano la ritirata. La Luftwaffe era in condizioni relativamente migliori dell'esercito. La sua forza era stata riportata a 2750 velivoli, quasi quanti ne aveva prima dell'invasione. Hitler continuò a tenersi fuori dalle operazioni della Luftwaffe. Era lui a scegliere gli obiettivi, ma i comandanti avevano libertà d'azione. Per quasi due mesi sembrò che Hitler avesse avuto ragione. Sebastopoli si arrese con 150.000 prigionieri. I carri armati tedeschi macinarono chilometri e chilometri di territorio, ma i russi non c'erano. L'esercito sovietico aveva fatto tesoro delle campagne precedenti e ora sapeva ritirarsi se necessario. Hitler invece pensò che l'esercito sovietico fosse alla disfatta e non potesse perdere altri uomini. Ancora una volta la Luftwaffe devastò l'aviazione russa. Le operazioni aeree seguivano una tattica diversa. Veniva data meno importanza alla scorta ravvicinata e più ai bombardieri a lungo raggio per l'attacco alle formazioni russe oltre le linee. Ma Hitler si fece nuovamente prendere la mano. Estese l'originaria avanzata meridionale, convogliandola in tre direzioni. Una verso Stalingrado a est, una verso il Mar Nero a ovest, la terza spingeva a sud verso Baku sul Mar Caspio. Hitler cominciò a intervenire sempre più spesso nelle operazioni militari. Non contento di essere capo di Stato, comandante supremo delle forze armate e comandante supremo dell'esercito, ora assumeva anche il comando del gruppo A dell'esercito, la divisione diretta al Mar Caspio. Il gruppo B sferrò l'attacco a Stalingrado il 10 agosto 1942. La resistenza si rinsaldò immediatamente. Apparve chiaro che i sovietici intendevano resistere. La Luftwaffe concentrò gli aerei in questa zona, arrivando ad averne 1000. Stalingrado aveva 500.000 di abitanti su una grande ansa del fiume Volga. Era un grande nodo ferroviario e possedeva enormi stabilimenti di carri armati e armi. La sua posizione ne faceva una fortezza naturale, con colline che si innalzavano dalle pianure a ovest. Dalle porte in legno bruciate, i tedeschi entrarono in una città di fabbriche demolite, dove dovettero confrontarsi in ardui corpo a corpo, non per conquistare un chilometro di terra, ma per una singola stanza o un cortile. I tedeschi definirono questo conflitto casa per casa Rattenkrieg, la guerra dei topi. Inizialmente i tedeschi superavano i russi di Stalingrado per 3-1. Avevano più mezzi corazzati e più artiglieria. Ma i russi non volevano arrendersi e la resistenza li portò al trionfo. Il maresciallo Georgi Zhukov, che aveva già salvato Mosca, ridusse al minimo gli uomini a Stalingrado. Nel frattempo, preparava le forze per una grande controffensiva. La controparte tedesca di Zhukov, il generale Friedrich von Paulus, fece esattamente il gioco di Zhukov. Lanciò il proprio esercito contro le sue grossolane barricate con tattica frontale. Ciò significava anche mandare la fanteria contro i carri armati per provocare il fuoco nemico e localizzarne le posizioni. Nella prima fase, la normale tattica della Luftwaffe di attacco a terra funzionò bene, ma in seguito i bersagli identificabili rimasti erano pochi.
Tutti i mucchi di macerie sembravano uguali e i soldati russi si spostavano abilmente da uno all'altro come topi. Sarebbe stato diverso se la Luftwaffe fosse intervenuta per interrompere le linee di approvvigionamento sovietiche. Dall'inizio di agosto, tutti gli elementi disponibili della Luftwaffe furono impiegati nella battaglia di Stalingrado. Nell'ottobre del 1942, gli Junker Ju-52 avevano già svolto 21.500 missioni. Avevano trasportato 43.000 tonnellate di truppe, carburante e attrezzature. Il maresciallo Zhukov attirò la sesta armata tedesca sempre più all'interno della città. Si rese conto che il punto più debole del fronte nemico corrispondeva al settore nord, controllato dall'esercito rumeno. Zhukov concentrò contro di esse una grande forza, 500.000 di soldati di fanteria e 230 reggimenti di artiglieria. C'erano 900 carri armati T-34, i migliori al mondo in quel momento. Per la prima volta dall'inizio della campagna estiva, la forza aerea sovietica aveva raggiunto la superiorità numerica sulla Luftwaffe. Disponeva di 1.500 aerei contro i 1.200 tedeschi. Più del 60% era composto dagli aerei d'attacco Sturmovik, oltre a due dei maggiori caccia sovietici, i Lavochkin LA-5 e gli Yakovlev Yak-9. Entrambi erano più veloci, di migliore manovrabilità e con maggiore velocità ascensionale dei Messerschmitt. Stalin aveva insistito perché gli IL-2 Sturmovik, originariamente a due posti, fossero trasformati in aerei a un posto. Ora aveva concesso l'introduzione di un nuovo modello a due posti. I tedeschi pagarono a caro prezzo la sorpresa. Inizialmente continuarono a sferrare gli attacchi da dietro, non sapendo dello Stinger sulla cabina posteriore. L'operazione Urano, la controffensiva dei russi a Stalingrado, partì il 19 novembre 1942. Le massicce forze sovietiche sbaragliarono i rumeni e avanzarono verso sud. Il giorno dopo, una manovra a tenaglia da sud spinse il nemico prima a ovest e poi a nord. In 5 giorni, i tedeschi erano intrappolati a Stalingrado. Hitler trasformò immediatamente Stalingrado in una fortezza. Göring si impegnò a far consegnare dalla Luftwaffe le 750 tonnellate al giorno di rifornimenti necessarie per il sostentamento delle truppe. Fu una promessa ottimistica, che nella realtà dovette essere ridimensionata a 500 tonnellate al giorno, appena sufficienti al mantenimento delle truppe intrappolate, ma non in grado di sostenerle in battaglia. Gli ufficiali dell'esercito e della Luftwaffe dissero che il compito era impossibile. Suggerirono al generale von Paulus di dirigersi verso ovest per raggiungere i rinforzi tedeschi, ma Hitler rifiutò. Avendo detto che la città era conquistata, non intendeva rinunciarvi. 850 aerei da trasporto furono messi a disposizione per il soccorso. Il grosso della flotta era costituito da Junker Ju-52, ma c'erano anche gli Heinkel HE-111 necessari per i bombardamenti, nonché un'eclettica miscellanea di quant'altro fosse in grado di volare. Ma a Stalingrado non esistevano piste d'atterraggio adeguate, proiettori d'avvicinamento, collegamenti radio, attrezzature per manovra e deposito. Il tempo era pessimo. La contraerea sovietica aumentava incessantemente, come pure il numero degli aerei. Anche la forza aerea russa era stata drasticamente riorganizzata. Ora era costituita da 13 armate aeree mobili.
ognuna di esse controllata da un comandante in grado di collaborare con quello del fronte a cui era stato assegnato. Le armate aeree erano costituite da caccia, bombardieri e aerei per l'attacco a terra. Ogni armata aveva in dotazione attrezzature di sostegno sufficienti per operare in modo indipendente e prolungato. Dietro a queste forze mobili venivano i corpi aerei di riserva, che portavano nuovi aerei ed equipaggi nella zona centrale di addestramento e partenza per le unità combattenti. In realtà, l'azione offensiva della Luftwaffe su Stalingrado servì involontariamente all'addestramento della forza aerea sovietica. Con il maggior numero di aerei destinati a Stalingrado, i piloti russi diventavano sempre più esperti nel contrastare le strategie tedesche. I russi progettavano di neutralizzare il ponte aereo tedesco con un blocco aereo. Tracciarono una serie di cerchi concentrici intorno alle forze tedesche. Nel cerchio più esterno, due intere armate aeree erano incaricate di intercettare gli aerei tedeschi in arrivo. Tutti gli aerei tedeschi erano obbligati ad attraversare questo cerchio. Il secondo cerchio circondava più da vicino i tedeschi intrappolati. Al suo interno c'era una zona di contraerea in grado di realizzare una vera e propria cortina di fuoco. La zona tra il primo e il secondo cerchio era suddivisa in cinque settori, ognuno dei quali aveva campi per caccia e bombardieri. Il compito della Luftwaffe di sfondare il blocco era praticamente impossibile, ma i tedeschi si impegnarono con energia. Ogni giorno i caccia tedeschi contendevano ai russi la superiorità aerea nello stretto corridoio utilizzato per i trasporti. I trasporti tedeschi venivano caricati nei lontani campi a ovest di Stalingrado. L'ultimo tratto di volo all'interno della sacca tedesca era di circa 120 miglia. In condizioni ideali, i tedeschi avrebbero potuto consegnare tra le 250 e le 300 tonnellate al giorno. Ma le condizioni atmosferiche continuavano a peggiorare. Le piste di decollo e atterraggio erano costellate di aerei precipitati. I caccia sovietici guardavano agli Ju-52 come a carne morta. Perfino gli Sturmovik si trasformarono da aerei anticarro in aerei da trasporto. Per dicembre solo 100 tonnellate al giorno raggiungevano i tedeschi intrappolati. A gennaio tutti i campi d'aviazione all'interno della sacca tedesca erano stati conquistati dai russi. Nel corso della battaglia, l'aviazione sovietica era diventata sempre più aggressiva. Braccavano i trasporti tedeschi nonostante la scorta dei caccia. Si lanciavano a colpire i punti di decollo tedeschi, combattevano notte e giorno. I biplano PO2, molti dei quali pilotati da donne, ronzavano ininterrottamente oltre le linee, lanciando bombe di dimensioni ridotte. Le donne che pilotavano questi PO2 vennero chiamate streghe della notte. Le donne pilotavano anche i caccia. Furono coinvolte nella guerra molto più delle donne di altri paesi. La forza aerea sovietica soverchiò la Luftwaffe, svolgendo il doppio delle missioni dei tedeschi. Le proporzioni del conflitto aereo si erano capovolte in termini di attrezzature, numeri e anche preparazione. Tra l'invasione tedesca del giugno 1941 e il febbraio 1943, l'Unione Sovietica aveva costruito 41.000 aerei e addestrato 131.000 membri dell'equipaggio. I sovietici avevano cavalcato l'onda tecnologica nel mezzo della guerra. Gli aerei che uscivano dagli stabilimenti erano di tipo nuovo. Richiedevano tattiche che i sovietici stavano apprendendo dai tedeschi. A
Stalingrado, i tedeschi si arresero il 3 gennaio 1943. Quasi 160.000 di 284.000 uomini erano caduti nella città fredda e sporca. Nei cieli avevano perso 495 aerei da trasporto e 200 caccia. La Luftwaffe era ormai come un malato emorragico. Era tenuta in vita solo con continue trasfusioni. La sua forza era mantenuta e addirittura aumentata da nuovi aerei e nuovi equipaggi. Ma i nuovi equipaggi sarebbero morti dopo pochi giorni. L'anima di ferro dei veterani si ingrandì, anche se di fatto essi diminuivano numericamente. Queste vecchie volpi avevano più esperienza di combattimento di qualunque altro pilota di qualunque altra forza aerea. Sopravvissero perché erano bravi e fortunati. Il disfacimento della Luftwaffe durante la campagna di Stalingrado fu enorme, tale che dopo la resa si poterono rivolgere altrove le forze e per un certo periodo sembrò che la Luftwaffe riacquistasse vigore. Ma per gli aspetti determinanti in Russia la guerra dei cieli era ormai decisa. Ci sarebbero stati altri 27 mesi di duri combattimenti, ma le sorti erano ormai certe. La forza aerea sovietica migliorava ogni giorno, imparava dai tedeschi ed elaborava le proprie tecniche speciali. La Luftwaffe continuò a comportarsi bene grazie a uomini come il generale Wolfram von Richthofen. Egli istituì un comando unico per l'intero fronte meridionale. Il modo di agire della Luftwaffe stava per cambiare. Da quello di prendere l'iniziativa e gestire l'offensiva a proprio piacimento, fu obbligata ad assumere una posizione di difesa. Era costretta a seguire degli ordini, a fungere da supporto all'esercito. In seguito sarebbe decaduta ulteriormente, arrivando a svolgere soltanto ciò che la propria forza le consentiva. Dal 17 aprile al 7 giugno 1943 si verificò un'oscura quanto importante battaglia nella penisola di Kuban, a nord del Caucaso. Finì con una situazione di stallo sulla terra, ma nei cieli i russi si dimostrarono per la prima volta alla pari dei tedeschi in termini di prestazioni, tattica e capacità individuale dei piloti. Considerando che la produzione sovietica di aerei superava largamente quella tedesca, ciò poteva solo significare la catastrofe per la Germania. Si schierarono 800 aerei, la maggior parte dei quali appartenevano alla nuova generazione di caccia. Ma per la prima volta era presente un considerevole numero di aerei presi all'estero. C'erano i bombardieri B-25 e i caccia P-39 americani. C'erano i Supermarine Spitfire inglesi. L'Unione Sovietica aveva già ricevuto oltre 3.000 aerei, 2.400 carri armati e 80.000 veicoli con la formula affitti e prestiti. Nel Kuban, il genio sovietico Alexander Pokrishkin aveva adeguato alle esigenze nazionali le formazioni dei caccia tedeschi a 2 e 4 aerei. Insisteva molto sulla disciplina e sulla breve distanza di tiro.
introdusse nella tattica sovietica le manovre verticali. Pokrishkin ottenne 20 delle sue 59 vittorie nella campagna del Kuban con un bel P-39 Eira Cobra. Verso la fine del 1944, la situazione della Luftwaffe sul fronte orientale era peggiorata a tal punto che non era più in grado di ottenere la superiorità aerea, neppure concentrando tutte le forze disponibili. Il nemico russo era ormai troppo forte e troppo abile. Come uno sfortunato giocatore di poker non ha alternativa se non giocare la sua ultima mano, Hitler decise di lanciare un'ultima grande offensiva. Hitler nutriva dei dubbi circa l'operazione Cittadella e i suoi consiglieri gli suggerirono di astenersene. I risultati dell'offensiva dell'inverno del 42 erano stati determinanti tra le fila tedesche attorno a Kursk, una cittadina a 300 miglia a sud di Mosca. Anche se le risorse erano limitate, Hitler sapeva ormai di tenere il toro per le corna. Sapeva di dover mantenere l'iniziativa e spuntare un'ultima grande vittoria prima che i russi si rafforzassero al punto di sopraffarlo. La linea difensiva di Kursk era enorme, 100 miglia di larghezza e 150 di lunghezza. Hitler decise di sferrare l'attacco per spezzarla. Ciò avrebbe significato ridurre la linea del fronte e disperdere una grande concentrazione di forze sovietiche. I russi ebbero il tempo di preparare 8 cerchi concentrici di difesa. Volevano che i tedeschi si indebolissero affrontandoli per poi sferrare il contrattacco. In questi 8 cerchi i russi avevano schierato 9 armate da campo, 20.000 pezzi d'artiglieria e 920 lanciarazzi Katyusha. All'inizio della battaglia, l'aviazione sovietica disponeva di quasi 2.900 aerei, oltre 1.000 dei quali erano caccia, e 940 Sturmovik. La Luftwaffe aveva richiamato forze da altri settori e dal fronte occidentale, riuscendo a costituire una forza sorprendente. Disponeva di quasi 2.000 aerei, ma solo 600 di essi erano caccia. Il primo giorno della battaglia di Kursk fu come il felice inizio dell'operazione Barbarossa. La Luftwaffe vinse il confronto con un enorme margine di vantaggio. Al termine della prima giornata, i russi avevano perso 432 aerei contro i 173 tedeschi. Ma anche i russi avevano riportato delle vittorie. Gli ultimi Sturmovik decimarono le divisioni corazzate con la tattica a cerchi della morte. Gli Sturmovik accerchiavano le colonne di carri armati tedeschi, andando ad attaccarli sul più debole lato posteriore. Colonna dopo colonna, tutti i carri armati furono distrutti e le munizioni esaurite. In 8 lunghe ore fu combattuta la più grande battaglia tra carri armati della storia. Ogni parte era sostenuta dagli aerei d'attacco a terra. Al calar della sera, i tedeschi si ritirarono dal campo di battaglia. La battaglia di Kursk era stata uno scontro tra titani. Impegnò 2 milioni di uomini, 5.000 aerei e 6.000 carri armati. Le difese preparate dai russi, i campi minati e i carri armati fermarono i panzer tedeschi. Il migliorato controllo radio di Sturmovik e caccia aiutò l'aviazione russa ad avere la meglio sulla Luftwaffe.
Kursk dimostrò che per i tedeschi i giorni della Blitzkrieg erano finiti per sempre, ma per i russi era solo l'inizio. Dopo la battaglia di Kursk, l'Unione Sovietica non mollò più la presa. Continuò a fare pressione con una serie di offensive in estate e in inverno, che tennero i tedeschi costantemente in posizioni di difesa. La Luftwaffe non aveva tregua. Veniva spostata da un punto all'altro del fronte per contrastare le iniziative sovietiche. Era completamente subordinata alle necessità impellenti dell'esercito. Quando l'Armata Rossa si riversò su Berlino, era protetta niente meno che da 7.500 aerei soltanto su quel fronte. Dall'altra parte c'erano solo 400 caccia della Luftwaffe. L'aviazione sovietica era ora in grado di schierare la forza aerea come l'esercito aveva un tempo schierato l'artiglieria, in quantità imponenti, senza preoccuparsi delle perdite. Giudicando a posteriori è chiaro che la Luftwaffe non poteva fare molto contro l'Unione Sovietica per cambiare le sorti del conflitto sul fronte orientale. L'incosciente rischio preso da Hitler con l'attacco all'Unione Sovietica aveva coinvolto la nazione in una guerra persa. La Luftwaffe continuò a svolgere tatticamente il proprio compito quasi impeccabilmente per tutta la guerra, anche nelle situazioni più critiche, ma il divario era incolmabile. Alla fine, la spada della Luftwaffe di Hitler si era spuntata.